Salve, dove posso trovare il dottor Shepherd? Ha un appuntamento? Io, no, può indicarmi solo dov'è il suo studio? Mi dispiace, io... Reagisce così perché l'ultima volta che una persona ha chiesto del dottor Shepherd senza avere un appuntamento, gli ha sparato. Mark! Oh mio Dio! Ciao, Amy. Sei sempre un fico. Ah, e tu sei molto più adulta, Amelia, dall'ultima volta che ti ho vista. Puoi anche dire sexy, sai? Perché è così, sono sexy. No, non posso, perché nella mia mente sei sempre la sorellina dodicenne di Derek. Come mai sei a Seattle? Derek è uno stronzo, non richiama mai. Derek è uno stronzo che si è fatto sparare e non mi ha richiamata. Così gli ho portato un regalo, o una bustarella, o un'offerta di quello che ti pare. Gli ho portato quello. Immaginate che sollievo quando una volta cresciuti abbiamo scoperto che ce n'erano altri in giro, altre strane creature come noi. Gli hai portato Brett Favre? No! Gli ho portato un tumore al cervello. Con lo stesso microscopio, la stessa rana morta, lo stesso inesplicabile bisogno di fare a pezzi un essere umano. Reddit è più brava di me. Non è vero. Sì che è vero, scusa Cristina. Ma figurati, è così. Correrò il rischio. Senti, troviamo un compromesso. Perché non mi chiami quando hai qualcosa? Ho qualcosa. Oh, ti prego. Amy? Beh, se tu prendessi in mano il telefono non dovrei darti la caccia. Sì, perché non hai richiamato tua sorella? Tua sorella? Meredith, Cristina, lei è Amy. Amelia, lui è l'unico che possa chiamarmi Amy. Piacere di conoscerti finalmente. Piacere mio. Anche Amy, insomma... Amelia è un neurochirurgo. Voi, Shepherd, crescete come le erbacce. Lui chi è, tuo marito? Derek, ti presento Tom. Todd. Tanti auguri a entrambi. Ci siamo conosciuti sull'aereo, ha un probabile tumore pituitario. Le ha detto che ha le mani molli? Sì. Sì, e le mani erano sempre sul suo seno? No. Sì. Così è stato un rimorchio ad alta quota. Non cambia il fatto che è un uomo molto malato. Se presenta i sintomi potrebbe essere un tumore. Non solo potrebbe, lo è. Bene, questa bella signora gli troverà un chirurgo. Derek, è tua sorella, le potresti offrire un caffè almeno? Ho tante sorelle, se offrissi caffè a tutte diventerei subito povero. Derek... Ok, cosa... Todd deve essere visitato, ci pensi posso tu? Posso visitarlo? Hey Young, la mia assistente, tu passa un giorno con Amy, ok? Ti farai tante risate.